Ho due stagioni di tempo per diventare il miglior allenatore della storia della Juventus. Ce la farò? Andiamo a scoprirlo in questo video. Allora ragazzi, eccoci qua, qua sotto vedete la Juventus, abbiamo fatto il primo episodio con l'Inter, ora vi vado a spiegare un po' in cosa consiste questa serie, se per caso vi siete persi quello con l'Inter. Avremo due stagioni di tempo per diventare il miglior allenatore di una squadra, in questo caso la Juventus. Come faremo però a stabilire il punteggio? Semplicissimo raga, andremo a basarci sul punteggio allenatore, quello che appare in alto a sinistra e in alto a destra dello schermo, non mi ricordo, dopo lo vediamo. Quindi dovremo assolutamente concentrarci sia sul fare una buona squadra, perché dobbiamo fare gli obiettivi, come vedete qua per esempio in patria, continentali o le altre coppe che ci saranno, e in più però dobbiamo anche rispettare tutti gli obiettivi che ci danno, quindi magari ci dicono... Prendi tre giovani sotto i 20 anni, dobbiamo farlo. Fai crescere il tuo giovane del vivaio, dobbiamo farlo. E quindi sarà fondamentale seguire tutti gli obiettivi che ci darà la dirigenza in queste due stagioni, perché avremo due stagioni. Faremo il supermercato la prima, il supermercato la seconda, e cercheremo di avere il punteggio più alto possibile. Per ora da allenatore dell'Inter ho fatto 77, quindi il punteggio da battere è 77. Bisogna fare 90 con la Juve. Ragazzi, iniziamo questa operazione. Successo con la Juve. Allora qua mettiamo, vabbè, durata tempo tanto non gioco, però vabbè, 3 minuti, qua mettiamo estrema, ma tanto non gioco. Competizione europea è attivo, ma purtroppo la Juve non ha competizione europea. Offerte di lavoro internazionale disattiva, e possiamo iniziare. Immergiamoci ragazzi, il primo mercato è quello fondamentale. Speriamoci di avere degli obiettivi facili, ti prego. Non mi dire di comprare tre giocatori in Cina, per favore, per favore. Ah, tra l'altro, mentre qua ci presentano cosa importantissima, raga, ma importantissima, ovvero che questa operazione successo con la Juve sarà tutta in un solo video. Ho visto che in tanti me l'avete chiesto sotto lo scorso video dell'Inter, che l'avevo diviso in due parti perché era un po' troppo lungo. Mi avete detto fallo tutto in un video, e quindi sarà tutto in un solo video. Ragazzi, lo faccio per voi, andiamo. Allora qua, come abbiamo fatto con l'Inter, raga, andiamo a prendere semplicemente uno per ogni reparto, perché deve essere equilibrato la sfida. La facciamo con l'Inter, la facciamo con la Juve, la faremo con altre squadre. Devono avere tutte lo stesso bonus di questi preparatori. Quindi abbiamo messo uno in attacco, ne mettiamo uno a centrocampo e bla bla bla, uno in difesa e uno in porta. Ovviamente li mettiamo che hanno il massimo delle stelle, quindi cerchiamo uno che a centrocampo abbia tante stelle. Ok, lui 5 stelle, perfetto. E facciamo la stessa cosa anche per tutti gli altri reparti. Fatto anche per la difesa, vediamo se ce n'è uno per il portiere che ha tante stelle. Ma io posso ordinare così? Ah, posso farlo? Ok, Lorenzo Fontana. I preparatori li abbiamo messi e ora è un attimo il momento di andare a capire un attimo prima la squadra. Anzi, prima gli obiettivi e poi la squadra. Vediamo che obiettivi ci danno, ma ho paura, tanta paura. Allora, ingaggia 4 giocatori per il tuo vivaio nei seguenti ruoli. Facilissimo, basta mandare l'osservatore. Ecco, questo è complicato. Acquista un giovane per la prima squadra entro due stagioni e schierano in 10 partite dall'inizio a gara in corso. Quindi dobbiamo prendere per forza un giovane forte perché deve giocare. Sostituisci 3 giocatori della squadra. Acquista 3 giocatori nati in Nord America. Vabbè raga, vedremo di farlo in qualche modo. Nessun obiettivo, vinci il campionato e raggiungi la finale di Coppa Italia. Il secondo anno in teoria dovremmo essere in Champions, chissà cosa ci daranno. Ci dice anche acquista 3 giocatori cruciali e ottieni un profitto di 125 milioni. Mamma mia, complicata la situazione. Allora, intanto vediamo la squadra. Abbiamo questo 3-5-2, 3-5-2 che non so se confermare sinceramente. Sto un attimo pensando raga, perché su due anni l'abbiamo già tenuto con l'Inter il 3-5-2. Io per non andare a prendere poi gli stessi giocatori, perché comunque i giocatori sono quelli, soprattutto sugli esterni, farei un cambio modulo per la Juve. Proverei a fare un cambio modulo e tornerei a un classico 4-3-3, raga, ve lo dico sinceramente. Operazione successo, quindi io sono il mister e posso inventarmi tutto quanto. 4-3-3 in linea raga, perché anzi contenimento, perché non hanno il trequartista. Allora capiamo un attimo com'è la situazione. Chiesa può fare esterno sinistro, alla sinistra e alla destra, mettiamolo a sinistra. Kostic non lo teniamo credo, o comunque potrà fare la riserva. Ci serve assolutamente una alla destra, perché non abbiamo una alla destra, a meno che UEA non possa farla provvisoriamente. UEA non può farla alla destra, quindi possiamo far così, vabbè, lasciamolo lì per ora. Qua abbiamo Gatti, Bremer, Danilo. Gatti lo teniamo per la panca, tanto adesso è tutta una cosa iniziale, raga. Cambiasso, terzino sinistro, ma insomma, raga. Ok, che cresce, però vogliamo affrontare una stagione con Cambiasso titolare? Non lo so. E a destra abbiamo Mattia De Sciglio. Ok, è tutto molto provvisorio, raga. Qua Fagioli e Rabiot, Locatelli è l'unica cosa che mi piace, sinceramente, di questa squadra. Andiamo sulla brosa e capiamo cosa fare. Allora, ordiniamo per ruolo. In porta Szczęsny rimane per questi due anni, non dovrebbe calare. Poi vediamo se facciamo tanti soldi il secondo anno. Pinsoglio rimane come secondo e Perin può volare, e anche Garofani può volare. Poi, terzini sinistri, abbiamo Pellegrini dalla Lazio, che raga, purtroppo è solo 74, cioè una volta nei vecchi giochi saliva tanto, aveva senso, ma io continuerei a lasciare in prestito la Lazio e me lo prendo a sto punto la prossima stagione. E Frabotta lascialo lì. Difensori centrali, ne dobbiamo avere almeno 4, 2 titolari e 2 riserve. Danilo direi che rimane e fa anche il titolare. Rugani, raga, Rugani se ce lo prendono mi fa solo con piacere. Bremer titolare, Gatti, e ne abbiamo 4 raga. Per ora teniamo loro raga. Anzi, sapete che vi dico?
Sapete che vi dico? Per ora rimangono loro 4, raga, poi vediamo. Loro sono tutti in prestito, non ci interessano e va tanto bene. Terzino destro, vabbè, De Sciglio rimarrà a fare la riserva, ve lo dico. In mediano Locatelli confermatissimo, ma assolutamente confermato. Poi abbiamo Barrenecea in prestito, lasciano in prestito. A sinistra Kostić, a questo punto raga, ha senso tenere un 83 come riserva? No, aggiungere lista trasferimenti. McKennie potremmo tenerlo come riserva, vediamo se poi al massimo inserirlo in qualche trattativa. Ranocchia rimane lì, Nicolussi Caviglia è nostro, ma non era in prestito. Vabbè, teniamolo che non si sta mai. Rovella lo richiamiamo e vediamo cosa farne. Fagioli lo teniamo e Miretti 19 anni 75, boh, possiamo anche tenerlo. Quindi a centrocampo quanti ne abbiamo? Ne abbiamo troppi, raga. Io a sto punto McKennie, che è quello che è un po' più adulto, lo venderei. Mentre gli altri giovani, raga, li terrei. Rovella, Fagioli e Miretti per il primo anno li tengo, ipoteticamente. Poi vediamo cosa fare. Tra l'altro quanto è uguale Miretti, raga, voi non lo vedete? Perché guardatelo lì, è uguale, raga, cioè impressionante. A destra UEA a questo punto può fare il terzino destro, però UEA interessante, ma quanto ci mette a diventarmi terzino destro? Che potrebbe essere un'alternativa, tanto per venderla quella cifra. Ok, ci mette un po' troppo, però boh, possiamo tenerlo. Sulle lo lasciamo in prestito, anche se mi piace molto. Ildiz, vabbè, lo teniamo. Davanti Milik ovviamente va via perché non ci serve. Moise Kean, abbiamo solo una punta, quindi Vlahovic sarà il titolare, direi, tendenzialmente. E Moise Kean e Milik boh raga, teniamo Ken come riserva per la prima stagione. Non andrei a toccare l'attacco per la prima stagione. E questo è più o meno il tutto. Ora, dobbiamo fare un po' di cose, vedere quanti soldi abbiamo intanto. 151 milioni, mandiamo i nostri soliti osservatori. Ricordiamoci che dobbiamo prendere un super giovane, raga. Quindi io vado a fare intanto gli osservatori nei vari paesi, come al solito. Quindi Italia, Inghilterra, Germania, Spagna, Francia, e ne mandiamo uno in Nord America. Chissà che magari non trova qualcuno di buono, anche perché devo comprare i giocatori lì. Ok, assumiamo lui e mandiamolo in Nord America. Ci sono solo gli Stati Uniti qua, non c'è il Canada, e quindi mandiamolo qua, va bene. Poi vado a mettere le solite istruzioni, ma questa volta una la devo fare un po' diversa, perché ci va un giovane. Quindi mettiamo prima di tutto l'istruzione per il giovane. Io non so cosa intende con giovane il gioco. Mettiamo 20 anni, raga, e mettiamo ruolo campione. Ci sarà qualcuno a 20 anni campione? Sì, Bellingham e Musiala. Io direi che faccio anche un'istruzione identica, ma con ruolo futuro campione. Dai, ci può stare. Magari ci esce qualcuno di buono comunque. E poi vado a farmi le solite istruzioni come sempre. Quindi mettiamo livello campione senza nessuna restrizione. E mettiamo livello campione ma col contratto in scadenza. Mi piace molto questa cosa. Che tra l'altro ho pure fatto un video con tutti i giocatori in scadenza, uno short. Potevo essere furbo e scrivermeli su un foglio? No, non li ho scritti su un foglio. E quindi, vabbè, dettagli, me li dovrò scrivere. Andrò a rivedermi il mio short. Bene, gli osservatori li abbiamo messi, quello l'abbiamo messo. Cosa manca? Manca lo staff primavera, raga. E poi possiamo iniziare il mercato. Quindi staff primavera lo mandiamo, perché deve andare a assumere dei giocatori. Lo mandiamo per 9 mesi in Italia. Molto bene, molto bene. Così ci facciamo subito l'obiettivo di prendere i giocatori per lo staff primavera. Io direi andiamo avanti, vediamo che succede, raga. Vediamo se arrivano offerte, vediamo cosa succede. Perché ho cliccato classifica? Non lo so, vabbè. Ok, stanno già arrivando offerte, molto bene. Alexandro 9 milioni e 6. Io non mi ricordo però se volevo venderli o no. Sì, Alexandro volevo venderlo, perché ho detto teniamo Pellegrini come riserva. Alexandro al Napoli. Non so, di solito non è un bene rafforzare le squadre del tuo stesso campionato, però dandogli Alexandro, secondo me, non è che li stiamo così tanto rafforzando. Bene, Kostić. 45 milioni all'Inter. Ok, qua la situazione inizia a essere drammatica, perché abbiamo dato un giocatore al Napoli e uno all'Inter. Intanto arrivano altre offerte. La Roma lo vuole. Sì, Tammy Abraham per Kostić. Ma che scambio è? Ma no, ma non mi serve. Ecco, Miretti per 15 milioni all'Atalanta. Tratta. Cioè, se mi dai un po' di più, magari sì. Anche con la scusa che devo prendere un giovane, magari vendo il mio. Vediamo un po'. Se me ne dai, diciamo, 21 te lo do, Miretti. Tanto su due stagioni non cresce tanto. Let's go! Poi all'Atalanta è anche una buona piazza per farlo crescere. Intanto, prima cessione ufficiale, Alexandro saluta Torino, saluta la Continassa, va al Napoli. Seconda cessione ufficiale, ci saluta anche Kostić. Una al Napoli, una all'Inter, una all'Atalanta. Non lo so, non lo so. Offerta per il trasferimento di McKennie. Buono, buono, buono. 12 milioni e 8. Vendiamolo. E anche per Arthur in Spagna. McKennie dove? In Spagna. Ok, prima tutto Italia, poi tutto Spagna. Offerta per il trasferimento di Giovanni Garofani. Ma non mi far perdere tempo, dai. Pigliati Giovanni Garofani, 900.000. Offerta per il trasferimento di Mattia Perin alla Roma. A me va bene darti Perin, però accidenti, stiamo continuando a rafforzare le squadre avversarie. Offerta del trasferimento di Bremer. Sì, sicuramente Napoli. Ma mi vuoi comprare tutti i miei brasiliani? Alexandre Bremer. No, Bremer rimane qua. Perin è arrivata un'offerta pure dall'Arabia. Io accetto pure questa, raga. Sia perché sono più soldi e sia perché sono contento se vai in Arabia piuttosto che rimanere in Italia per rafforzare un'altra squadra. Intanto qua hanno messo il torneo precampionato in mezzo. Era più bello l'anno scorso che te lo toglievi subito all'inizio. Vabbè. Ok, chi è che abbiamo venduto? Perin? Dimmi che sei andato in Arabia, ti prego. Hai trovato l'accordo in un giorno? No, alla Roma. Non so se è un bene, raga, noi dobbiamo vincere lo scudetto, stiamo rafforzando tutti, però vabbè. Intanto offerta per il trasferimento, un'altra di Arthur.
Lazio e Fiorentina, giustamente mancavano la Lazio e la Fiorentina, vabbè, accettiamo pure quelle e vediamo che succede. E McKennie se ne va, buono. Sapete che con le cessioni secondo me potremmo aver quasi finito. Adesso vado a verificare un attimo. Quelli che sono rimasti li userei per gli scambi. Vediamo un po' com'è la situazione. Qua, di questi qua non c'è nessuno da vendere direi. Ah, Milik manca, ok, manca Milik da vendere. Andiamo avanti ancora qualche giorno, vediamo se arriva qualche offerta. Se no inizierei con gli acquisti, anche perché abbiamo 327 milioni, anzi no, 284, però va bene, va bene. Fagioli 30 milioni al Milan, giustamente mancava il Milan, raga. Allora, centrocampo abbiamo Rabiot, Locatelli. Volendo Fagioli, raga, potremmo venderlo, perché noi stiamo giocando su due stagioni. E da 77 quanto può diventare? 83? Qualcosa del genere? Secondo me potremmo prendere qualcosa di meglio per essere solo due stagioni. Fagioli va bene per le carriere lunghe, quindi io ti provo a fare il negozio offerta cartellino. Se me ne dai 34 è tuo, Fagioli Milan. Perfetto, perfetto. Chi è che mi invita ai party? Ok, Fagioli venduto, Rugani venduto. Molto bene, manca solo Milik. Intanto abbiamo l'aggiornamento mensile dell'osservatore. Ok, io prendo tutti, raga, sperando che ci sia un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Così abbiamo fatto l'obiettivo, se no aspettiamo un altro mese. Ok, non mi è arrivata la mail che sono contenti di quello che ho fatto, quindi no. Offerta per Rovella. Sempre il Milan. Cioè il Milan vuole fare il nostro centrocampo, Fagioli Rovella. Aspettate un attimo, qua devo vedere un attimo chi mi è rimasto in squadra, perché non vorrei vendere tutti. È titolare adesso Rovella, perché non abbiamo più nessuno. No, no, raga, Rovella lo teniamo e fa la riserva. Cioè, per forza. No, 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 mi spiace. Ok, allora, iniziamo gli acquisti, ragazzi. Aspettate che rifiuto questa offerta per Rovix. Rovella si tiene. Rifiuto offerta. Vabbè, Giovanni Garofani, basta, dai. Se trovi l'accordo bene, se no rimarrai. Allora, abbiamo esattamente 330 milioni. Io direi, prima di tutto prendiamo il giovane, così ci togliamo il problema. Anzi, prima di tutto prendiamo quelli in Nord America. Vediamo chi hanno trovato in Nord America. 12 giocatori trovati. Ne devo comprare 3, vero? Vabbè, ma io volendo, raga, visto che questi sono tutti abbastanza scarsi, potrei anche andare a prendere questi qua sconosciuti e faccio l'obiettivo. Tanto è importante fare gli obiettivi. Anche se un Jordi Alba, raga, però che vado a buttare. È anche in scadenza, raga. Un Jordi Alba per la prima stagione? Così facciamo l'obiettivo e prendiamo comunque un giocatore con esperienza, 83 di overall. Sapete che io me la collo Jordi Alba. Prendiamo Jordi Alba, dai. 11 milioni, dai, possiamo spenderli. Così facciamo l'obiettivo e prendiamo un giocatore di esperienza comunque. Ricordiamoci sempre, raga, che stiamo giocando su due stagioni noi. Quindi su due stagioni non è che devi andare a prendere per forza i giovanissimi. Perfetto, Jordi Alba accettato. Per gli altri due, raga, io, vabbè, dai, vado a prendere questi qua sconosciuti. Ma sì, lui è pure esterno sinistro, quindi potenzialmente fa l'esterno di chiesa veramente. Aveva una clausola di 2 milioni e mezzo. E allora io te ne do 2. Beh, se hai la clausola 2 e mezzo. Ok, perfetto. E come ultimo prendiamo, uno in un altro ruolo magari. Prendiamo lui, Giorgio Custais. Ah, ma forse devono essere nati in Nord America? Oh no, forse devono essere nati in Nord America. Nati in Nord America, sono un clown, raga. Vabbè, abbiamo sprecato del tempo. Sapete che vi dico, raga, per i giocatori nati in Nord America? Nazionalità, Stati Uniti, e li compriamo da qua. Prendiamoli da qua, raga. Prendiamo i più scarsi che ci sono, giusto per fare l'obiettivo. Tipo lui che ha una clausola di 400.000, mi piace molto. Vediamo qualcun altro che ha una clausola molto bassa. Lui ha una clausola di 600.000, mi piace molto. Lui ha una clausola di 600.000. Ok, andiamo a prendere loro tre e mi tolgo il problema. Via, obiettivo fatto. Andiamo sulle mail, dammi l'obiettivo. Non me l'hai dato, per quale motivo principale? Obiettivi, ok, completato. E abbiamo fatto anche sostituirci i tre giocatori della squadra. Andiamo a prendere il giovane, raga. Deve essere un giovane e deve essere forte, quindi abbiamo tanto budget. Io vorrei fare la pazzia, raga, ve lo dico, Allora, qual è quello del giovane? Qua, campione. Quattro giocatori trovati. Beh, Gavi, Musiala, Balde, Pedri e Wills. Ragazzi, Balde, a noi serve il terzino sinistro, ma chi se frega dei Jordi Alba? Anche perché prendere Musiala, Pedri. In realtà abbiamo i soldi, raga, abbiamo 300 milioni, però Wills ha 20 anni? Ah, 20 anni 86 Wirtz. Ma sapete che potrei anche pensare di passare al 4-3-3 col trequartista? Non è male Wirtz, ce lo conta come giovane, spero. Io un pensierino a Wirtz ce lo faccio, anche perché ho 327 milioni. Devo ancora liberarmi di Arkadiusz Milik. Io ti faccio 80 milioni più Milik. Aia. Allora, se non vuoi Milik, bro, io ti do il giocatore più forte del mondo, Moise Kean. 100 milioni più Moise Kean, dai, mi sembra un buon patto. Ci serve del tempo per riflettere. Non accetteranno mai, raga. Non accetteranno mai. Andiamo avanti e vediamo. Inaccettabile. Però hanno detto 128. 128 senza nessun giocatore in cambio. Dai, preso Wirtz. Cioè, facciamo il contratto. Ma se ce lo conto come giovane, tanta roba, raga. Tanta roba. Benvenuto alla Juventus, Florian Wirtz. Il primo acquisto di questa nostra operazione è successo. Anche perché quelli che ho comprato prima non li conto come acquisti, ecco. Quindi a questo punto la squadra diventa un 4-3-3 offensivo. E qua ci va Wirtz. A questo punto abbiamo Locatelli, Rabiot, perfetto, raga, è tutto perfetto, bellissimo. Perfetto, Locatelli può fare il CC però.
Vabbè, adesso lo vediamo. Ora dobbiamo andare sul secondo acquisto. Mamma mia, quanti ne dobbiamo fare. Dobbiamo prendere un ala destra al posto di Weah, perché Weah non può essere il titolare, e due terzini. Ma sapete che... Allora, vediamo intanto in quelli in scadenza. Sono sempre i soliti, però... Mamma mia, Mbappé, non me lo fate vedere. Allora, ali destre, c'è questo Momo Salah, ragazzi. Noi ricordiamoci che l'obiettivo è fare il meglio possibile, e quindi dobbiamo anche vincere tutto quanto per alzare la barra. Perché non prendere un Momo Salah? 31 anni 89, dite che cala, raga. Secondo me in due stagioni non cala Salah. Salah non cala, raga. Io prendo Momo Salah. Operazione successo, Momo Salah viene a Torino, viene alla Juventus. Chi possiamo dargli però? Nessuno. Cioè non possiamo dargli letteralmente nessuno, perché tutti quelli che dovevamo vendere li abbiamo venduti. A centrocampo a sto punto, no, loro due ci servono come riserve. No. Allora io ti do 100 milioni, forse sono troppi? Sì, facciamo 90, dai. 90 milioni per Momo. 95? Beh, facciamo 93, giusto perché voglio aver ragione io. Va bene. Abbiamo speso tantissimo per due acquisti, ma calma. Tra l'altro io direi a questo punto prendiamo Baldé come terzino sinistro, che ha 19 anni, così in caso che non ci conta Wirtz abbiamo anche Baldé. Tanto il terzino sinistro dobbiamo comprarlo e non penso che Baldé abbia meno di cambiasso di overall. Dovrebbe avere 78-79. Ok, accettato. Vai! Momo Salah, secondo acquisto, se non mi entra con tutti gli autografi e cose varie. Ok. Io voglio vederlo con la maglia della Juve però, ragazzi, aspettate un attimo. Ciao. Eccolo! Anzi, eccola la maglietta, mettitela, ti prego, mettitela, Momo. Mamma mia, quanto ti sta bene. Ma tanto è troppo bella sta maglia, raga, non ha senso. È troppo bella sta maglia della Juve di quest'anno, con tutta la cosa zebrata. Mamma mia, bella sta presentazione, mi piace. Ma adesso è il momento di andare a prendere i due terzini. Io direi, quindi, andiamo a prendere Baldé, raga, che lo paghiamo poco, secondo me. Forse non lo paghiamo poco. 146 milioni di clausola. Mi sa che è cresciuto un po' troppo, raga. Proviamo a fare scambio giocatori, portieri, vediamo quanto vogliono. 81 milioni per Baldé. Io non ti posso dare, cioè, volendo posso darglieli, raga. Però, poi non possiamo prendere il terzino. Teniamo Weah terzino destro, cioè, non sarebbe una cattiva idea chiudere il primo mercato così, eh. Ma sapete che possiamo far così? Ma sì, dai. Diamo fiducia a Weah, che è appena arrivata la Juve, dai. Proviamo 75. Oh, accettato, ok. Io voglio sperare che abbia almeno 83 di overall, raga, per pagarlo così. L'abbiamo pagato praticamente poco meno di Wirtz, che ha 86 di overall. Ok, che ha un anno in più, però. Secondo me non arriva a 80, ve lo dico. Cioè, secondo me non arriva a 80. Ah! 82, però lì appare 81. Attenzione. Quindi io direi che abbiamo finito il mercato, raga. Sì, per forza che abbiamo finito il mercato. Mettiamo Baldé, che è alla fine a 81. Salah lo mettiamo di qua. E qua abbiamo De Sciglio e Weah. A me piace la squadra, raga. Ecco, Weah non può fare il terzino destro. Cioè, c'è scritto terzino destro, perché non può farlo? Ma scusatemi un attimo. Giocherà De Sciglio, raga, la prima stagione. Ma dai, ma quanto ci mette a diventare terzino destro? Intanto dobbiamo cambiare anche Locatelli e farlo diventare CC. Se non ci mette 8 anni, ma in teoria. Ok, 2 settimane. Weah, in teoria ce l'ha scritto terzino destro, quindi dovrebbe metterci 2 settimane, vero? 106 settimane. Abbiamo un problema, ragazzi. Abbiamo un grosso problema. Vabbè, vado a fare i piani di crescita e poi vi faccio vedere la squadra com'è finita e quali sono i titolari e le riserve. Ok, piani di crescita fatti. Intanto ho visto gli obiettivi, ragazzi. Guardate che bravi che siamo. Cioè, tutto verde. Ah, non abbiamo ancora ingaggiato un giocatore per il vivaio. Ci manca uno, quindi aspettiamo ancora di prenderlo. Io direi che è il momento di farvi vedere la squadra e di iniziare. Cioè, raga, stiamo andando benissimo. Ma tra l'altro ci ha contato anche... No, non ce l'ha contato quello del giovane ancora, ma adesso ce lo conterà. Anche perché abbiamo due giovani titolari. Allora, questa è la squadra. Qua io metterei De Sciglio. Questi sono i titolari. Come riserva davanti abbiamo sia Milik che Ken alla fine. Ah, non hanno voluto né Milik né Ken. Vabbè, ci riteniamo tutti e due, raga. Li vendiamo l'anno prossimo uno dei due. Poi abbiamo a sinistra Ealing, che non è una buona riserva. E a destra non abbiamo praticamente nessuno. Vabbè, a sto punto abbiamo Weah, sì. A centrocampo come riserva abbiamo Nicolussi, Caviglia e Rovella. Ok. E in difesa abbiamo Gatti, Cambiaso e Weah, che giocherà pure lì. Ok, come riserva non siamo messi bene, però abbiamo una squadra incredibilmente forte, raga. Dobbiamo vincere il campionato e raggiungere la finale di Coppa Italia per... E poi avremo la seconda stagione, raga, dove in teoria avremo la Champions e lì potremo fare il colpaccio. Vediamo. Ah, tra l'altro qua ci hanno accettato tutti quanti, raga, quelli che avevamo preso prima, ma io direi rifiuta, non li voglio più. Cioè, non voglio né Jordi Alba, lui magari lo prendo, Diego Luna, visto che ci servono comunque dei giocatori come riserva, non so quanto abbia di overall. E gli altri, ok, solo loro due hanno accettato, gli altri non ci sono, bene. Allora, io direi una cosa, vado avanti ancora di qualche giorno, così prendo gli ultimi giovani e poi iniziamo il campionato, perfetto. Bene, lo staff primavera non ha ancora mandato il nuovo report e quindi non possiamo fare niente, ma siamo alla prima di campionato. Dunque vi direi una cosa, ragazzi, ufficio, calendario, ci vediamo direttamente come al solito al 1° febbraio per il primo recap di questa operazione successo con la Juve. Vediamo che succede e vediamo un po' come sarà la barra. Per ora, lo vedete, c'è la stellina, andiamo. Ci siamo, 1° febbraio è il momento dei verdetti, ma prima di farvi vedere quanto abbiamo e tutto quanto
quanto voglio far vedere come stanno andando i nostri. Io non ho visto niente, raga, lo scopro con voi. Sarà 13 gol, Vlahovic 12, mi piace come cosa, più 3 Vlahovic, ottimo piano di crescita. Chiesa 9 gol, Kajol non ci interessa. Wirtz 4 gol più 2 di overall, occhio per la seconda stagione. Balde più 2 di overall anche lui, ok. Locatelli più 3 di overall. Raga, occhio alla seconda stagione, occhio alla seconda stagione. Bremer è salito, Wea è salito. Wea tra l'altro sta giocando, ne ha giocate 10, non si sa in che ruolo, ma va bene lo stesso, va bene lo stesso. Ken ragazzi, aspettate un attimo, dov'è Ken? Due presenze, no! Vabbè, poi lo vendiamo. Vediamo, tanto come siamo in campionato, classifica primo posto, mamma mia, più 6, dai, 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 che facciamo gli obiettivi e andiamo già a 100, così partiamo benissimo per la seconda stagione. Mentre Coppa Italia, dimmi che siamo ancora dentro, te prego. Ok, contro la Lazio però, l'obiettivo è arrivare in finale, non facile. Vediamo però la cosa più importante, ovvero quanto abbiamo di barra. Abbiamo 89, 89, mi sembra che si parte da 80. Manca solo vince il campionato e raggiungere la finale, perché vabbè, questo qua lo faremo adesso tranquillamente. Sostituisci 3 giocatori, bla 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 bla, li abbiamo fatti tutti. Ma tra l'altro, acquista un giovane per la prima squadra e schieralo in 10 partite dall'inizio. Ma io l'ho già fatta questa cosa, non vorrei che fosse l'obiettivo buggato che non me lo conta. Vabbè, andiamo fino alla fine raga e ve la commento insieme però questa qua, dai. Andiamo con l'Inter subito, vittoria, vamo. Coppa Italia è importantissimo passare. Sì, 4-3, buono, 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 buono. Dai, 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 calma. Vinciamo col Napoli, vinciamo con l'Atalanta. Chi abbiamo in Coppa Italia? Vorrei saperlo anche perché siamo già a marzo. Ok, ora becchiamo la Lazio in campionato. Intanto abbiamo l'Inter in Coppa Italia. La barra è un po' scesa, non capisco perché abbiamo perso con la Lazio. Abbiamo vinto 3-0 con l'Inter, siamo in finale. Siamo in finale, ma perché la barra è scesa? Che ho fatto tutti gli obiettivi del gioco praticamente. Spiegatemelo, spiegatemelo. 4-3 col Toro, forse non avendo la Champions non può salire così tanto, non lo so. Vinciamo con l'Inter di nuovo, 5-0 al ritorno e 3-0 all'andata, sto sognando? Vabbè, 1-1 col Milan, 2-1 con la Roma e finale di Coppa Italia, a sto punto vinciamola, dai, con la Fiorentina, dai, 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 sì! Abbiamo vinto tutto praticamente, cioè abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, raga. Stagione perfetta, perché non abbiamo 100? Sarà per le coppe? Vabbè, vediamo un po' com'è finita allora. Io vi faccio vedere intanto com'è andata, perché qua ragazzi, cioè, primo posto con 92 punti, alla fine solo più 4 sul Milan, pensavo più tranquilla la situazione. Coppa Italia, campioni contro la Fiorentina. Mentre Champions League non ce l'avevamo, ma l'ha vinta, non l'ha vinta nessuno, perché quest'anno è a giugno. Quindi una tra Atletico Madrid e Barcelona, mamma mia, 3 spagnole in semifinale, povero PSG. Le italiane dove sono, raga? Serve la Juve l'anno prossimo, cioè, ma dove sono le italiane? Il Napoli è uscito col Barcellona, la Lazio è uscita col Benfica, il Milan con Manchester City e l'Inter... L'Inter non ha manco passato il girone. Eh no, ultima del girone con 5 punti. Si è presa la rumba da noi, 8-0 in Coppa Italia. Vabbè. Ma tra l'altro c'è scritto 8-0, vi prego. Se c'è scritto 8-0 faccio uno screen. No. Ah, 7-0, ho contato male, vabbè. A sto punto vediamo come sono andati i nostri e poi vediamo perché non abbiamo la barra al massimo. Salah 33 gol ed è addirittura salito di 1, altro che scendere. Vlahovic 17 gol, Chiesa 17 gol, Locatelli 7 gol più 4, Wirtz 6 gol più 3, Pellegrini non ci interessa, però in realtà ha preso un più 2, quindi può tornare utile. Balde 4 gol più 4. Danilo, vabbè, 3 gol, ma da qua non hanno più segnato. Vediamo solo di quanto sono saliti. Bremer più 3, Gatti più 2. Molto bene, raga. Molto bene. Vediamo allora qua su obiettivi cosa è successo e poi andiamo con la seconda stagione. 70 abbiamo, cioè raga, è tutto verde. Manca solo questo qua che in realtà l'abbiamo fatto, non capisco perché. Acquista un giovane per la prima squadra entro 2 stagioni e schierano in 10 partite dall'inizio o gare in corso. Magari ce lo dà alla fine, quando finiamo le stagioni? Non lo so, in caso fatemelo sapere nei commenti, raga. Io volo direttamente dentro la seconda stagione che, come sapete, anzi come vi ho detto, sarà tutta in questo video, quindi sarete contenti. No, non abbiamo rinnovato i contratti dei giocatori! Ti prego dimmi che non c'è nessuno di forte. No, Rabiot! No! Venom, cosa combini? Vabbè, intanto rinnovo quelli che scadranno l'anno prossimo. Che non vuole rinnovare, lo vendiamo. No, perdiamo Rabiot, raga. Perdiamo Rabiot gratis. Erano 40-50 milioni, Rabiot. Ma perché nessuno vuole rinnovare? Ma perché? Spiegatemelo. Rinnovate con noi. Ma perché nessuno? Beh, ragazzi, vi trovate tanto male? Ok, Chiesa 2 anni. Ma poi tutti in scadenza sono. Vabbè, abbiamo perso Rabiot. Sono molto triste, ma sono un clown. E allora andiamo avanti. Dai, andiamo dentro la seconda stagione. Signor Venom, ora che la stagione è terminata, la dirigenza si è riunita per valutare il tuo lavoro. Nonostante non abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, riteniamo che abbia svolto al complesso un lavoro soddisfacente. Ma spiegami quale obiettivo non ho fatto. Ma perché? Li ho fatti tutti, tutti. Era tutto verde. Secondo me perché non c'era la Champions, raga. Vediamo adesso, va, che siamo in Champions League. E la seconda stagione inizia con Rabiot, che purtroppo se ne va perché sono un clown. Ma vabbè, lasciamo stare. Andiamo avanti di un giorno, così ci sblocca gli obiettivi. Vediamo intanto quanti soldi abbiamo, va, che è una cosa molto interessante. Rabiot ha lasciato la squadra, peccato. Oh, 244 milioni, va bene. Arriva subito un'offerta che mi piace. Milik, vai, accetto prima di guardare. Intanto Balde
Il Barcellona lo rivuole e ci vogliono dare Ansu Fati. Vabbè, vediamo. Vediamo un po' che obiettivi ci hanno dato, ti prego, dai. Cioè, obiettivi fattibili, non strani. Ingaggia 4 giocatori, già fatto. Acquista un giovane per la squadra, lo stesso di prima, va bene. 10 risultati positivi in casa, si fa. Acquista 4 giocatori con 82 più, ok. Raggiunge la finale di Champions, vinci il campionato, vinci la Coppa. Dura, raga, però i soldi li abbiamo. Allora, i soldi li abbiamo. Qua abbiamo Chiesa, Vlahovic, Salah, Wirtz 89, Locatelli 86, Rovella perché abbiamo perso Rabiot, quindi dobbiamo prendere allora sicuramente un centrocampista, sicuramente un terzino destro e sicuramente un difensore centrale. Questi sono i tre acquisti da fare sicuramente. Poi prenderemo anche un quarto perché comunque serve un altro 82 più per l'obiettivo. Qua sono tornati tutti dal prezzo e scopriamo che questo qua che avevamo preso ha 64 di overall. Sì, ok. Io direi che i miei osservatori sono ancora andati in missione, quindi vediamo un po' chi ci trova magari in scadenza. Qualche campione in scadenza. Partiamo dal centrocampista. E ragazzi, in scadenza c'è Kevin De Bruyne, 33 anni, 91. Non cala tanto in una stagione, eh? Vogliono 65 milioni solo. Abbiamo il centrocampista. Sono contento che l'abbiamo andato via. 65 milioni solo vogliono. Mi sembra strano, eh? Però vabbè, facciamo 67. 70. Ma prendo subito Kevin De Bruyne, 70 milioni, mamma mia, dai dai che vinciamo la Champions, dai che facciamo 100 di valutazione, speriamo. Ora prendiamo il terzino destro e poi non mi ricordo in che reparto ci serviva qualcuno. Vabbè, lo andiamo a rivedere poi. Ah, difensore centrale. Jimenez, raga, 85 di overall, vai, prendiamo Jimenez, 37 milioni, mi piace. Meglio sicuramente di Danilo che andrà anche a calare. 40 milioni per Jimenez, accettato. Vai, perfetto, perfetto. Jimenez Bremer, carina, bella cattiva come coppia difensiva, due sudamericani. 15 manca il terzino destro, però non voglio prendere Frimpong, raga. A sto punto io prenderei un fenomeno. Prenderei Alexander Arnold, raga. Io prenderei Trent. Prendiamo TTA. Prendiamo TAA, Trent Alexander Arnold. Dov'è? Eccolo qua, TAA. Quanto ha? 87, mi gasa. 107 milioni vogliono però, tanti. Tantini. Quanto gli sta bene la maglia del PSG? Non lo so. Chi abbiamo da dargli? Nessuno, raga. Nessuno. Cioè, non gli possiamo darsi i giocatori. Ma che roba è? Gli possiamo dare un Caio Jorge per risparmiare 8 milioni. Facciamo 100 milioni più Caio Jorge. Vediamo. No! Ah, non li abbiamo, raga! Finché non vendiamo Milik, non li abbiamo. Io sai che ti dico? Prova a metterti dentro Milik, allora. No, però non conviene. Ferma tutto, ferma tutto. Brutta storia. Niente raga, pensavo di averli, non li ho. Te ne posso dare 88, mi mandi a quel paese sicuramente. Eh sì. Ah, pensavo di averli raga, facciamo una cosa. Aspettiamo di vendere Milik allora e mettiamo in vendita anche qualche altro di quei giovani che è arrivato. Chi è che se n'è andato? Chi è? Non è Milik. È Milik alla Roma, buono, buono. 29 milioni, abbiamo sbloccato i soldi per comprare Arnold. Ma voglio continuare a vendere prima. Poi lo compro, intanto la barra continua a scendere, follia. Ranocchia, 5 milioni e 7. Prenditi Ranocchia, Frabotta 2 milioni. Prenditi Frabotta. Chiesa, 27 milioni. Non ti prendere Chiesa. Ma che offerta è 27 milioni più Terrier? Ma come pensi che io possa accettare questa offerta? Offerta per Luca Pellegrini, che ho richiamato. Prenditi Luca Pellegrini. Offerta per Weah. Prenditi Weah. Offerta per il trasferimento per Garofani. Tanto non lo venderemo mai. Prenditi De Winter. Prenditi Facundo Gonzalez. Prendeteveli tutti. Prenditi Barbieri. È in prestito? Ma sì, prenditi pure Barbieri che sfoltiamo un po' la rosa, va? Ancora poi il computer fa giocare qualcuno. Ok, direi che con le cessioni abbiamo finito, raga. È il momento di prendere Arnold e l'ultimo 82 più anche. Torniamo su Hub Mercato. 30 Alexander Arnold, 107 milioni. La richiesta minima. Ne abbiamo 166 però adesso, quindi io faccio 100, così, pulito. Accetti? Cosa? Ma come 132? Facciamo 110. Cioè, dai ragazzi. 115. Va bene, mi sembra una giusta via di mezzo. Mi avevi chiesto 132, abbiamo fatto la metà. E Arnold, raga, è un colpaccio incredibile. Incredibile, ma che acquisti stiamo facendo? De Bruyne, Arnold, Jimenez. Meno male che alla fine non ho preso Van Dijk, perché... Quanto è uguale, raga, impressionante. Cioè, secondo me è lui, ce l'hanno trasportato dentro il gioco. È una cosa folle. È troppo uguale Arnold, raga, ma guardatelo. Mancano 82 più, manca il margine di guadagno. Manca tutto, raga, però le altre cose non possiamo farle. Poi dobbiamo solo sperare. Quindi, allora, mettiamo i titolari e vediamo dove andrà a spendere gli ultimi 40 milioni che ci sono rimasti. Allora, che squadra è, raga? Follia. Ma che roba è? Ma che roba è? Ma che roba è? Ma spiegatemela, raga. Va bene. Guardate, questa squadra si commenta da sola. No, aspettate, manca anche José María Jiménez. Dov'è? Eccolo qua. Ragazzi. Cioè, ragazzi, io non so dove andare a prendere l'ultimo giocatore 82 più. Prendiamo il portiere. Scambiamo Szczęsny con un altro e aggiungiamo dei soldi. È l'unica roba che mi viene in mente di fare. Anche la panchina è forte, cioè... Rovella, Gatti, Ken, vabbè, forte più o meno. Però oh, se la cava anche la panchina. De Sciglio va in panchina. Quanti soldi sono rimasti? 41 milioni. Io farei lo scambio Szczęsny per un altro portiere, va? Vediamo se ce n'è uno in scadenza, magari. Neuer. Eh no, vabbè, ma Neuer.
Lloris, Keylor Navas, sono tutti più scarsi, però no, portiere più scarso non ha senso prenderlo. Cobel 88, bello Cobel. Ah, non so quanto possa valere Wojciech Szczęsny, eh. Portieri? 20 milioni! Eh no, mi sa che non possiamo fare il mio piano diabolico, raga. Mi sa che non possiamo fare il mio piano diabolico, ma... Aspettate, Alisson però vale meno. 63, ne vogliono 77, no, non ce la facciamo. Ederson vale di più. Serve qualcuno che vale 59, attenzione. No, ne vogliono 67, noi ne abbiamo 40 più Szczęsny. No, peccato. 51 Ter Stegen, attenzione, vai, abbiamo trovato il portiere. Forse. Szczęsny più 45, questo posso darti. Di più non posso. Già così non riesco più a farti il contratto, quindi Szczęsny più 41. Ah, termina la trattativa. Sapete che mi sa che non riusciamo a prendere nessun portiere, raga. Vabbè. Riproviamoci con Ter Stegen, ma la vedo veramente grigia la situazione. Szczęsny più tutto quello che posso darti. 45 milioni, perché poi non posso fare lo stipendio, se no. Accettata. Attenzione, se riusciamo a fare lo stipendio abbiamo chiuso la squadra perfetta, raga, cioè proprio vinciamo tutto, spero. Meno male che la seconda stagione non avevamo obiettivi di comprare giocatori in qualche parte strana del mondo, perché sono solo obiettivi che fanno perdere tempo. 2 anni di contratto. Ah, prende 2,20 però. No, raga, non possiamo prenderlo. Cioè, prende 2,20, noi abbiamo 150. Io posso darti 155. No, di più forse, aspettate. 165 posso darti. No. Aspettate, ce la facciamo. Facciamo così. E ti do un po' di più, ti do... 171. Dai, ma accetta. Per favore, accetta. E non posso darti di più, fratello. Fratello, mi spiace, ma non posso darti di più. Niente portiere, mi sa. Che peccato, però. Attenzione perché abbiamo Black, raga. 88 di overall, ma potrebbe valere meno. Vediamo. 45. E poi non ho i soldi per il contratto. Niente, io posso fare 41. Oh, accettata, dai, ti prego, dimmi che non prendi 300 di stipendio, ma sicuramente prendi 300 di stipendio. No, prende 92. Dai, che l'Atletico non è una squadra che paga tanto, a quanto pare. 130, sì, posso accettare, Martin Garrix, si vola! Abbiamo chiuso la squadra, let's go! E ora simuliamo l'ultima stagione, la seconda, operazione successo, ce la faremo? Non lo so. Questa è la formazione, una formazione senza alcun senso, speriamo che salgano ancora, soprattutto che Salah e De Bruyne non scendano. E anche Black, però Black non dovrebbe. E andiamo, raga. Andiamo e ci vediamo al 1° febbraio per il recap. Siamo al 1° febbraio, c'è già una buona notizia. Siamo ancora in Coppa Italia, siamo ancora in Champions League e la barra è quasi sulla stellina. Allora, prima voglio vedere come stanno andando i nostri, va? Che ho un po' paura. Ab Rosa. Statistiche, ordina per gol, Salah sempre il migliore, 22 gol, De Bruyne 12, Vlahovic solo 10, tra l'altro De Bruyne ha calato di 2, non so se è stato un buon acquisto. Chiesa 9, Wirtz 91 di overall, prendetelo in tutte le vostre carriere, raga. 5 gol e 10 assist, Balde più 2, Locatelli più 1, Danilo inizia a scendere ma tanto è una riserva, Arnold più 1 e per il resto nulla di interessante. Interessante c'è però vedere intanto quanto abbiamo di obiettivi, cioè quanto abbiamo di statistica. 83, siamo saliti. Dobbiamo battere 77 che è il punteggio dell'Inter. Manca tra l'altro quello del margine di guadagno. Lì mi sa che dobbiamo vincere la Champions per fare il margine di guadagno. Quello sotto, raga, continua a non attivarsi. Io non so perché. Cosa intende con giovane? Cioè, vabbè, non lo so. Fatemelo sapere, mi raccomando. Classifica, primo posto però. Più 2 punti, ma abbiamo fatto 18 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta. Va bene. Supercoppa l'abbiamo persa col Milan, ma per fortuna non era un obiettivo. E Coppa Italia siamo contro la Fiorentina. Champions League siamo contro il Porto. La Juve c'è uscita col Porto qualche anno fa. Però il girone è super passato con un solo pareggio insieme al Chelsea. Con chi abbiamo pareggiato? Col Chelsea, ipotizzo, vero? Sì, 3-3 col Chelsea. Va bene, mi piace questa situazione. Mi piace molto perché ora salvo sempre per evitare danni. Ma andiamo fino alla fine. Con l'Inter vinciamo 3-1. Coppa Italia fondamentale per gli obiettivi, 3-1, molto bene. Di nuovo Fiorentina 2-2, vabbè, va bene così. 1-1 col Porto. Dobbiamo già fermarci, raga. Dobbiamo già fermarci perché 5-0 col Como. Dicevo, dobbiamo già fermarci perché il ritorno è fondamentale. Ce lo vediamo dalla simulazione quell'altra. Andiamo. Fino a qua. Incrociamo le dita. Si gioca all'Allianz Stadium. La Juve deve ribaltarla. Cioè, ribaltarla. Deve andare a vincerla dopo l'1-1 dell'andata. 1-0 Wirtz, il nostro acquisto della prima stagione. E l'Inter vince 3-0 con lo United. Va bene. E le altre italiane? Il Napoli vince 2-1 con la Dinamo e il Milan rischia di passare col Chelsea. Ti prego, un'italiana ai quarti di finale, ma che bello sarebbe. E allora andiamo avanti. Andiamo fino al 1° giugno, ma tanto poi, raga, mi fermerò di nuovo perché ci sarà una partita importante. Andiamo col Napoli. 3-2, no, male. No, Bayern Monaco. Ai, l'ho letto là sotto, raga. L'ho letto là sotto. Intanto in Coppa Italia siamo fuori, no, sta andando tutto male. Stoppa. Stacca, ci stanno tracciando, stacca.
Ok, l'andata, andiamo. Juventus Bayern Monaco, l'andata si gioca a Torino. Vediamo un po' come va, bisogna vincere, convincere. 2-0, De Bruyne espulso Lenormand. Però top che un nostro acquisto ha fatto doppietta. E quindi siamo a un passo dalla semifinale. 2-2 con la Salernitana in campionato non mi piace, ma dobbiamo andare a vincere adesso. Prendiamoci la semifinale. E allora 3, e allora 2, e allora 1, e allora 3, 2, 1, semifinale. Sì, c'è, mamma mia, mamma mia. Abbiamo rischiato, abbiamo vinto 3-1, i rigori hanno sbagliato tutti. Cioè da loro hanno sbagliato tutti. Mamma mia, meno male. Eravamo sotto 2-0, Laimer e Martinelli. Siamo in semifinale, non si sa come. Vediamo con chi. Allora, Inter-Napoli è uscito e Milan-Newcastle. Spettacolo, raga. Quindi potremmo beccare una tra Inter e Napoli, o il Paris Saint-Germain, o una tra Newcastle e Milan. Ah no, ma in Coppa Italia siamo ancora dentro, era solo l'andata. Bellissimo. Allora andiamo fino al 1° giugno, vai. Ribaltiamo anche il Coppa Italia, facciamo il triplete, vai, ribaltala, sì, 5-3, l'Inter, l'andata da qua, 3-0 con l'Inter, con la squadra che dobbiamo superare, no, ma cosa è successo, non mi sono fermato, 7-2 in totale, 3-0 l'andata e 4-2 al ritorno, mi sono dimenticato di fermarmi, siamo primi in campionato a più 20, siamo in finale di Coppa Italia, credo, contro la Roma, siamo in finale di Champions, contro il Paris Saint-Germain. What? Cosa sta succedendo, raga? Andiamo fino alla finale. Fino alla finale. 7 giugno, neanche 1° giugno, va bene. Coppa Italia vinta. Vamos. Campionato, vabbè, vinto. Ma perché la barra è così? Ma sali, ti prego. Ma come fa a essere così la barra? Non lo so, vabbè. Finale di Champions League. Intanto la Fiorentina ha vinto l'Europa League. Spettacolo. Finale di Champions League, raga. Ci crediamo, eh. Ci crediamo e poi andiamo a capire un attimo la barra a quant'è. Vlahovic 89. No! Prima i rigori ci avevano sorriso, adesso ci fanno questo disonore, questa beffa. 4-2, la Juve perde la fine di Champions. È una maledizione che non viene interrotta neanche dall'operazione successo. Però raga, allora ci hanno detto arriva in finale di Champions. Quindi, ora, facciamo come abbiamo fatto con l'Inter. Andiamo avanti col calendario fino al 29, così diamo tempo agli obiettivi di aggiornarsi, facciamo crescere ancora un po' i giocatori e poi vediamo il recap finale. Allora, 29 giugno, vai. Avremo fatto più di 77? Non lo so. Allora, il momento è giunto. Prima di tutto, Ab Rosa. Statistiche. Reti. Salah, 30 gol. Vlahovic, 30 gol. De Bruyne, 21 gol. Chiesa, 18 gol. Wirtz, 9. Locatelli, 8. Mamma mia, tanto quanto sono saliti. Locatelli, 87. Wirtz, 91. Chiesa, 87. De Bruyne, 89. Vlahovic, 89. Salah, 88. Vabbè, loro due sono scesi in realtà, però. Allora, vediamo un attimo. Classifica, qua, in teoria, campionato stravinto. 89... No! Non avevo visto che c'era un'altra squadra sopra di noi. No! Secondo posto. Coppa Italia l'abbiamo vinta e Champions League abbiamo perso in finale. State a vedere che per il secondo posto in campionato, tra l'altro proprio contro l'Inter, potremmo non aver fatto il punteggio buono. Andiamo. Obiettivi. Ti prego. 79! Con l'Inter da 77. Quindi la Juve supera l'Inter. Cioè, non è che sono contento perché la Juve ha superato l'Inter, ma perché ogni volta che faccio un nuovo episodio, raga, spero di fare più di quello prima. Quindi 79. Tra l'altro, assurdo come non mi abbia contato quell'obiettivo di acquisto a un giovane. Cioè, ho comprato la prima stagione Wirtz e Baldé, il terzino sinistro. Vabbè, lasciamo perdere. Termina la stagione con un margine di guadagno neanche, però raggiungi il finale di Champions, ottieni 10 risultati, compri i giocatori, vinci il campionato no, però vinci la Coppa. Raga, io sono molto soddisfatto, questa è la squadra in sottofondo, abbiamo fatto 79, fatemi sapere nei commenti quale deve essere la prossima squadra con cui devo provare a fare più di 79. Oh, raga, inizia a diventare difficilino, eh. Io una mezza idea ce l'ho. La Roma, forse? Non lo so, fatemi sapere nei commenti. E quindi ragazzi, con questa super squadra in sottofondo dell'operazione successo con la Juventus, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se ancora non l'avete fatto, un mi piace, un'iscrizione qua sotto. Davvero è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!